Ciao Ninetti e bentornati in un nuovo video sul canale. Oggi, come vi avevo promesso ieri, scopriamo le creazioni in resina che ho realizzato con voi ieri in un altro video. Non sono tantissime, ma spero che poi una volta modificate, perché alcune di queste sono ancora da lavorare, vi piaceranno. Ovviamente, se avete visto il video di ieri, appunto in cui creavamo insieme, sapete già che la cosa che più sto aspettando di vedere è il nuovo colletto che ho realizzato, di cui vi ricordo che lo stampo per i colletti li trovate da Wicked Resin, vi lascio il link per acquistarli sotto nell'info box e questo ovviamente andrà anche assemblato. Purtroppo non potremo assemblarlo del tutto insieme perché la mia lampada UV è un po' rotta e di conseguenza devo tenere il filo in una determinata posizione, un po' un casino, quindi probabilmente non posso farvi vedere proprio tutto, però alcune parti ve le farò vedere. Io direi di iniziare come prima cosa dalle piccole tavolozze che noterete ho fatto semplicemente trasparenti perché vorrei provare a dipingerci sopra dei piccoli paesaggi con il fimo, quindi lavorare proprio sopra la base di tavolozza, della tavolozza, ok? Poi vabbè, vi farò vedere magari. Poi ve ne farò, magari poi ve ne parlerò in un video. Comunque andiamo a vedere intanto come sono, come resina ho usato sempre la iCreation Resin Pro. E tadan, questa è quella con le foglie di edera che adoro tantissimo, mi piace tantissimo. Sono leggermente contro luce oggi perché c'è luce che arriva dalla finestra ma non tantissima, però spero che le creazioni si vedano un pochino meglio. Quindi le ho fatte totalmente trasparenti, poi nei prossimi giorni conto di farvi vedere un pochino le varie idee, man mano che ci lavoro perché sto lavorando per il restock del 25. Ecco, qui su YouTube ancora non ve l'avevo detto, ma sappiate che il prossimo restock con tutte le fioraie sarà il 25 marzo, ore 21 su Big Cartel. Questa è quella con i fiorellini, anche qua. Diciamo che mi servivano più che altro sul trasparente, però in alcune, come per esempio per questa e questa, farò venire fuori anche quelli che sono gli effettini che hanno opachi sopra. Questa è l'altra ed è quella con la luna e le nuvole. E qui mi è venuta una bolla perché ieri, se avete visto il video, vi avevo detto: ah, ora devo passare lo stuzzicadenti, se no rimangono le bolle. Poi me ne sono completamente dimenticata, infatti ce ne sono anche sul retro, cioè non le ho proprio tolte. Vabbè, amen, comunque sono sempre super super bellissime. Questa è la mia preferita con l'edera, ma proprio cioè l'amore della vita. Guardate che belle con questo sfondo sul retro, mi piacciono un sacco. Poi, per rimanere in tema tavolozze, questa è la tavolozza media che ho preso sempre dalle bimbi ed è sempre di Gea. E questa è la versione media che ho preso perché mi piacerebbe lavorarci su, quindi con creazioni 3D. Se qui per esempio ci lavorerei per delle collane, qui ci lavorerei 3D, ovviamente. Questa mi sembrava la dimensione perfetta e ci ho inglobato fiori che ho raccolto io e la cosa non avete idea di quanto mi rende felice. Quindi sono super in ansia, qua ci voglio andare a dipingere sul retro, quindi proprio dipingere, non lavorare con la pasta ma dipingere. Questo proveremo a farlo insieme oggi, cioè in questo video, quindi ci ammazzeremo l'anima, ma lo stampo comunque è bellissimo. Sono troppo curiosa, ok, speriamo bene. Oh mio sono troppo contenta, oh mio Dio, è venuta bellissima. No, vabbè, cioè super lucida, super perfetta. I miei fiorellini raccolti da me proprio che ci stanno alla vita. Le margheritine, questa credo che sia calendula. Questo mi sa che è l'unico che non ho raccolto io. Questo che sta qui, però, cioè, tutti gli altri sì. Oh mio Dio, li adoro! Oh mio Dio, anche questa violetta. No, vabbè, cioè, no, vabbè, raga, no, vabbè, voi non potete capire quanto sono felice di vederla perché non vedevo l'ora e poi mi piace così tanto. No, vabbè, mi fa impazzire. E la mia idea sarebbe quella di andare a dipingere sul retro. Cioè, l'idea principalmente è campo di fiori su cui ci andrà una pittrice country, ovviamente quindi stile country, un po' come tutte le fioraie che sto facendo. Country, cioè, raga, country, così ve lo dirò proprio alla. Faccio finta di essere una. Mi sa parlare bene. Insomma, questo accento E americano. Vorrei che fossero delle pittrici di un mondo magico, quindi loro stanno dipingendo la realtà che noi viviamo, di conseguenza ci sono fiori veri e sul retro voglio andare a dipingere il paesaggio, quindi ci sarà un po' di terra, lo sfondo, insomma tanto adesso lo faremo insieme, quindi sperando che venga bene perché sennò il primo sarà un fail epico,
Ma da vedere già così mi fa impazzire alla follia. Cioè, voi non avete idea di quanto sono felice di averla. Quindi, allora, il colletto lo scopriamo per ultimo. Andiamo a vedere le altre cosine. Sono troppo curiosa e troppo contenta. Qua ci sono un sacco di scarti, ma vabbè. Questa è l'unica ampollina che ho fatto di tutto lo stampo. Ma andiamo a vedere com'è venuta. Oh, ok, il funghetto ha fatto un sacco di bollicine, ma è un classico, cioè nel senso le cose di questo tipo creano un sacco di bolle per via delle lamelle, e quindi vabbè, però mi piace da morire, è super carino. Aspettate che tolgo gli scarti. Io peraltro togliere gli scarti, raga, non è stato per niente facile perché è terribilmente duro, infatti dovrei toglierle qua, ma qua andrò con la tronchesina, è durissima già la resina, comunque... Adoro alla follia. Qui ci sono i funghetti di Nature in Me. Ma sui due stampi invece di Wicked Resin ho fatto da una parte un segnalibro che ho visto che vi piacciono da morire e in tantissimi siete stati contenti di trovarli tra gli omaggini che io comunque avevo messo a caso, quindi penso che d'ora in poi vi farò tanti segnalibri perché penso che peraltro siano anche più facili da usare. Oddio, lo adoro. Oh mio Dio, lo adoro. Qua ci ho messo tutte le margheritine che ho raccolto io e poi queste foglioline che escono da fuori che ovviamente adesso andremo a tagliare. Però lo adoro, cioè lo adoro alla follia. È bellissimo. Poi immaginatevelo con il nastro e niente, cioè la vita, troppo, troppo, troppo bello. Eccolo qua. No, vabbè, cioè io lo adoro. Qua sopra quelle che vedete in opaco sono le fasi lunari perché lo stampo alle fasi lunari. E sono bellissime. Quindi siamo giunti al momento finale, ovvero al colletto nuovo che mi sono autorealizzata perché questo l'ho fatto pensando a me proprio, infatti non vedo l'ora di indossarlo. C'è un sacco di lavoro da fare, però andiamo a scoprire per vedere come è venuto e intanto vado a cercare di tagliare questa parte per scoprire le due parti, una insomma da sole. Ok, un minimo ce l'ho fatta, poi andrò a rifilare con calma un po' da sola perché è molto duro, il rischio di uccidermi. Comunque anche questi stampi sono super lucidi, quindi speriamo bene. Questa è la prima parte. Oh wow, no vabbè, mi fa impazzire. Ovviamente in alcuni punti mi si è opacizzata la resina, però purtroppo raga questo non è neanche un problema di resina, cioè nel senso alcune resine sono sicuramente più inclini ad essere soggette all'umidità esterna. Qui a Bologna è veramente umido, in casa abbiamo veramente tanta umidità e nonostante sia a finestra aperta e quant'altro l'umidità viene comunque da fuori, quindi purtroppo devo un po' far sempre i conti col fatto che le creazioni sul retro vengano così opacizzate dalle che poi non sono opacizzate, sono proprio tante micro bollicine che purtroppo fa la resina con l'umidità. Il problema è che io nell'ultimo ordine che feci non presi la liquidissima, che questa cosa non la fa, e voi direte vabbè allora prendi quella, e giustamente avete pure ragione, devo prendere la liquidissima. La liquidissima si comporta molto molto meglio con l'umidità, però sì. E oddio, non vedo l'ora di indossarlo. Vado a provare a rifilarlo. Ok, questo è il primo pezzo del colletto. Comunque gli stampi sono super super lucidi e poi sono a effetto ametista, che lei li fa con questi effetti che sembrano cristalli. Questa invece è l'altra parte del colletto. Eccola qua, questa è l'altra parte del colletto. Purtroppo è stessa cosa, qui tanto è un po' lucido, però amen, fa niente. Oh mio Dio, lo adoro. Ok, tra l'altro lo sto continuando ad opacizzare io sul retro con le mani perché è rimasto anche appiccicoso sul retro, vabbè. Comunque, il colletto verrà così. No vabbè, veramente, cioè nella vita io proprio uscirò così ed è bellissimo, cioè mi fa impazzire. Qui ho anche pronto questo perché mi sarebbe tantissimo piaciuto, devo ancora capire se ci sta bene. Perché ovviamente incollandolo non è che... Oddio, però sul retro ci sta benissimo. Vado a finire e vi faccio vedere come sarà. Non vedo l'ora. Ok ragazzi, eccolo finito. Ci ho messo un pochino, ma l'ho finito esattamente come lo volevo io. E lo sto amando. La follia, già me lo immagino, con una t-shirt bianca semplice in estate. O comunque adesso quando inizierà a fare più caldo. E lui che sarà tipo il principale di tutta la t-shirt e io lo adoro. Ci ho aggiunto questi che adesso andranno poi legati dietro al collo.
e lo amo, cioè veramente lo amo alla follia. Adesso me lo provo su e vi faccio vedere come sta. Ok, allora io lo amo, cioè anche su questa maglia rosa sta da Dio, cioè veramente sta da Dio, mi fa letteralmente impazzire. Poi la parte centrale, non so se notate, ho messo la resina UV nella parte del tessuto, quindi rimane tenuto insieme dal tessuto, ma la parte centrale, in base a come lo mettete e a quanto su lo attaccate, rimane parecchio morbida, cioè vedete, rimane, ecco, così si vede, rimane morbida. In questo modo è facile che vi si poggi in base al vostro petto, cioè nel senso, basta in base alla vostra, alle vostre ossa, e l'adoro, cioè raga, io lo adoro. Perché me lo vedrete indossare tantissimo, sì, vabbè, l'ho annodato un po' male, infatti questo dovrebbe tirare un pochino leggermente più su, però da sola è sempre difficile, e lo adoro. Cioè, lo adoro alla follia e voi non avete idea di quante volte lo indosserò. No, vabbè, me ne devo assolutamente poi fare già un altro e penso che farò un mini taglietto da queste pano. Bugia, basta metterlo al contrario. Ok, wow, anche lui, scusami, tesoro, ok. No, vabbè, adoro, niente da dire, è spettacolare. Ok, ho tutto pronto adesso che abbiamo visto com'è il colletto per dipingere questa qui, come vi stavo dicendo prima. Tra l'altro adoro questo mindset per la postazione video, sto adorando davvero tantissimo, penso che d'ora in poi lo vedrete più così perché mi piace un sacco, molto nel mio mood, nel mio stile più che altro. Detto ciò, ok, allora io sono un po' più di lato rispetto a voi, quindi mi metto un po' di musica di sottofondo e provo a dipingerlo un pochino, e qui ho già tutto, quindi ok, mi preparo semplicemente i vari colori e iniziamo. Eccolo qua, finito. Sono troppo contenta di come è venuto perché è esattamente come volevo che venisse, cioè esattamente quello che avevo in mente, con questo sfondo con le nuvole, il cielo colorato, i fiori che si vedono da vicino, ma dietro c'è tutto lo sfondo, è proprio ciò che volevo. E poi secondo me controluce rende anche bene, però insomma è proprio ciò che volevo, sono troppo 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 contenta. Poi immaginatevi questo sul cavalletto e la sua pittrice davanti, oddio, cioè non ce la posso fare, io già sto letteralmente volando. Ecco, sì, immaginatevelo così con la creazioncina, insomma è adorabile. Forse anche quello più grande sarebbe stato bello e forse lì ci si potrebbe proprio divertire a dipingere quasi un vero e proprio paesaggio su strati, perché poi devi pensare a dipingere quello che si deve vedere prima dell'altro, quindi sembra facile ma non lo è, almeno non per me, che perché non l'ho mai appunto fatto. Però devo dire che poi tutto sommato si starà benissimo, veramente da Dio, sono innamorata di questa idea. Quindi fatemi sapere
sapere assolutamente poi cosa ne pensate anche di questo. Ma ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate di tutte le creazioni che abbiamo realizzato insieme, che abbiamo scoperto anche a questo punto, mentre per questi qua, come già vi dicevo, ho un po' di idee simili a questo, ma mi piacerebbe lavorare da sopra con il fimo, però non è mai detto, magari alla fine ci dipingerò anche qua. Fatto sta che quello, cioè, proprio mi sta rapendo il cuore, lo vedo là così e mi sta veramente assurdo. Comunque, io per oggi vi saluto, vi mando un bacione enorme, fatemi sapere cosa ne pensate, qual è stata la vostra creazione preferita e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!